non per una celebrazione, ma quasi, perché, sì, celebrare vuol dire compiere delle belle azioni sante, e questa, ecco, si parlerà di cose sante, cose belle. Benvenuti, vi do solo un saluto, perché dopo la presentazione la passo ai dirigenti. Laudato si, mi Signore, laudato si, è il titolo che Papa Francesco ha voluto dare alla sua enciclica, la prima enciclica, le altre sono lettere apostoliche, la prima enciclica sulla natura, sulla terra, l'ha attinta dalla preghiera, si può dire così, di Frate Sole, di San Francesco d'Assisi. Chi ha spirciato già le prime pagine di questa enciclica non ha potuto sorvolare proprio la preghiera di Laudato si mi Signore per Frate Sole, per Sorella Luna, per la nostra Madre Terra. Vorrei solo dire una cosa. Da questa enciclica emergono varie parole importanti. Una è dialogare con la terra. L'uomo non dialoga più con la terra. La calpesta, ma la tratta anche male. Dialogare. La terra ti parla, la terra ti offre, la terra ti accoglie, la terra... Bisogna saper dialogare. Il dialogo non è semplicemente fatto con le labbra, ma è fatto con il cuore, è fatto con la vita, è fatto con tante espressioni. Papa Francesco lo sottolinea, questo aspetto molto importante, non solo lui, ma prima di lui ha ancora altri papi, altre lettere, altri messaggi che la Chiesa ha voluto offrire all'umanità. Ma è importante, se fino a 50 anni fa chi si interessava dell'ecologia erano un po' scienziati, erano un po' la scienza, la tecnica, eccetera, da un po' di anni, da vari anni, da qualche decennio, anche la religione si sono accorti che parla di terra. E allora chi l'ha creata si è fatto sentire in una maniera o nell'altra, ed è bello. Questa sera ascoltiamo, ringrazio chi ha organizzato, ringrazio i cantori, sono tanti, vedete che bello spazio che c'è. Ecco, adesso chi vi parlerà del programma, passo il microfono ad Alberto, che è uno degli organizzatori, che vi spiegherà meglio. Grazie a tutti e benvenuti. Buonasera a tutti. Allora, adesso vi spiego come funziona tutto, ci vorrà una mezz'oretta, non di più, tranquillo. Il lavoro di una parrocchia e quella dell'altro spesso non ci si conosce. Quando non ci si conosce si dice: ma abbiamo mai mangiato insieme? Noi abbiamo mangiato insieme, e quindi il modo di stare insieme è quello di fare un percorso che è aperto anche alle altre parrocchie del vicariato. E non è una gara tra cori, perché a noi talent non piacciono, ci piace essere inclusivi e non il contrario. Invece è una gara lo è anche. È una gara di cucina, perché la parrocchia che ospita prepara da mangiare per gli altri cori, e l'inizio, la parrocchia di Sant'Antonio con San Francesco, questa sera ci hanno preparato una cena che non ci permetterà poi di cantare, perché era fantastica, a partire da Litta, che ha cucinato uno zimino fantastico. Molto bene, io a questo punto vi presento i protagonisti, a cominciare dal coro della chiesa di Sturla. Entrino. Siamo tanti, quindi l'applauso può continuare, l'applauso può continuare. Poi abbiamo un coro che unisce due parrocchie, la parrocchia di San Francesco d'Albaro e la parrocchia di Sant'Antonio di Boccadasse. Avanti.
Questa sera faremo dei pezzi fatti dai singoli cori e poi alla fine faremo invece un pezzo tutti insieme, anche questo fa parte dell'esperimento. A questo punto invito ad entrare anche il coro della Chiesa di Nostra Signora del Rosario. E mentre loro si accomodano nella parte destra dell'altare, si accomodano, vi state accomodando, si stanno accomodando, vi presento i musicisti che accompagneranno questa serata e sono Stefano alla chitarra, Carlo alla chitarra e al banjo. Al mandolino, non al banjo. Scusate, il mandolino, non è il banjo. Alessandra al basso. Carlo alla batteria, al cajon che fa tutta la batteria in una sola scatoletta. Umberto Paderni alla tastiera. Nicola Velotti, che è il direttore del coro di Sturla, che dividerà con me la guida musicale della serata. Buonasera a tutti voi. Per questa serata abbiamo immaginato una sorta di palcoscenico tridimensionale. In fondo, sulle quinte, stanno le encicliche, abbiamo scelto quelle sociali. Al centro sta la Laudato Si di Papa Francesco e in mezzo l'uomo nella dimensione del quotidiano. Perché abbiamo scelto le encicliche, che erroneamente sono considerati degli strumenti troppo complicati e dei documenti troppo alti? Perché le encicliche in realtà sono degli spunti interessanti, sono dei momenti di sintesi anche in una certa fase storica, sono come degli attrezzi, sono come degli utensili che possono tranquillamente essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. E come quando un nuovo utensile arriva nella cassetta degli attrezzi, e capite una parte del titolo della serata di questa sera, da quando nella cassetta degli attrezzi arriva uno strumento nuovo, le cose che si facevano prima si possono fare in un altro modo e soprattutto si possono fare cose nuove. Ora bisogna non confondere e non fraintendere. Non fraintendiamoci nel fatto che esistono molti strumenti che possono accompagnare una comunità e le encicliche non sono solo quelle. Noi abbiamo scelto questa sera le encicliche e in particolare quelle sociali. Non si tratta nemmeno di un manuale, nelle encicliche non c'è scritto come si fa. Bisogna aggiungere le proprie capacità, la propria intelligenza e la propria sofferenza per farle funzionare. Gli anni scorsi, nelle serate degli anni scorsi, abbiamo ricevuto l'invito a metterci per queste serate, poi entriamo nel cuore della serata, a metterci più cuore. Non è semplicissimo, perché questi non sono proprio argomenti che si trattano con grande frequenza. E allora quest'anno abbiamo deciso di metterci più cuore. Thank you.
spiegare bene questo scenario di fondo costituito dalle encicliche. È questa parte della serata che raccontiamo adesso. Parto da lontano, ma poi vado veloce. 1600-1650, il secolo è un secolo complicato, attraversato dalle problematiche legate alla mini glaciazione, con questi inverni terrificanti, alluvioni, estate torride, siccitose, la carestia, la peste. È un secolo molto complicato. Un gruppo di pensatori, di scienziati, di filosofi inizia sotto traccia, ancora non lo si capisce, a innovare e a pensare delle cose totalmente nuove che entreranno poi in funzione a livello pratico nel secolo successivo. La Chiesa, che da poco si è ripresa, la Chiesa intesa in sé come istituzione, che da poco si è ripresa dalla divisione luterana, capisce che c'è qualche cosa che non funziona, ma non riesce a definirne esattamente il perimetro, non la controlla più. E poi viene fuori questo personaggio, Galileo, con questa idea del globo terrestre, il quale cambia completamente tutto il modo di pensare. Per non saperne leggere né scrivere, la Chiesa decide di continuare a menare fendenti su fendenti e l'Inquisizione va avanti. Naturalmente non si blocca questo processo inesorabile verso la modernizzazione. Bene, che cosa succede nel secolo successivo? Arriva al Settecento con ben tre rivoluzioni, quella industriale, quella francese e quella americana. Poi arriva Napoleone che ne combina di tutti i colori, compreso quello di arrestare e deportare due papi. Crolla lo Stato della Chiesa. Non è ancora certamente questo il momento nel quale la Chiesa si può occupare dell'uomo e nella sua dimensione sociale. Ci ha spiegato Carlo, quando si prova ad alzare un po' lo sguardo, nella nostra quotidianità, quando vediamo i cambiamenti, rimaniamo sempre un po' impauriti perché non riusciamo a pensare che la storia vada oltre noi. Cole Porter, un meraviglioso compositore jazz e anche l'inventore del musical, ha scritto un pezzo degli anni 30, che erano anni di grandissimi cambiamenti, fine del proibizionismo, c'era tutto il puritanesimo, insomma dei grossi contrasti. Scrive questo pezzo molto interessante che si intitola Anything Goes, che significa va tutto bene. Allora, quando riusciamo ad alzare un po' lo sguardo ci accorgiamo che magari non ci piace il pezzo nel quale siamo, ma ci possiamo dire questo va tutto bene. Anything goes. Thank you.
Leone XIII, la Rerum Novarum, un concetto di base, la dignità dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Entra in campo con Leone XVI una ideale squadra, una squadra di campioni, e questo è l'ultimo punto del titolo di questa serata, di cui sicuramente Leone XIII è l'iniziatore. E lo mettiamo in porta perché è il primo che mette insieme la squadra, e Leone XIII con la Renovarum piazza due paletti e un architrave. A 100 anni dalla rivoluzione francese della ricchezza delle nazioni, il primo paletto è la proprietà privata, il secondo è la libertà di associazione e in cima, sopra, la dignità dell'uomo fatto a immagine di Dio. Il gran privilegio dell'uomo, ciò che lo costituisce tale e lo distingue essenzialmente dal bruto, è l'intelligenza, ossia la ragione. E appunto perché è ragionevole, si deve concedere all'uomo qualche cosa di più che il semplice uso dei beni della terra, comune anche agli altri animali. E questo non può essere altro che il diritto di proprietà stabile. Né proprietà soltanto di quelle cose che si consumano usandole, ma anche di quelle che l'uso non consuma. Per la sterminata ampiezza del suo conoscimento, che abbraccia oltre il presente anche l'avvenire, e per la sua libertà, l'uomo sotto la legge eterna e la provvidenza universale di Dio è provvidenza a se stesso. Egli deve dunque poter scegliere i mezzi che giudica più propri al mantenimento della sua vita, non solo per il momento che passa, ma per il momento futuro. Ciò vale quanto dire che oltre il dominio dei frutti che dà la terra, spetta all'uomo la proprietà della terra stessa, dal cui seno fecondo deve essergli somministrato il necessario ai suoi bisogni futuri. Poiché il diritto di unirsi in società l'uomo l'ha da natura, i diritti naturali lo Stato deve tutelarli e non distruggerli. Tutto è basato sulla corretta concezione della persona umana e del suo valore unico, in quanto l'uomo in terra è la sola creatura in cui Dio ha scolpito a sua immagine e somiglianza, conferendogli una dignità incomparabile. Al di là dei diritti che l'uomo acquista col proprio lavoro, esistono dei diritti che non sono il corrispettivo di nessuna opera da lui prestata, ma che derivano dall'essenziale sua dignità di persona. Allora, come vi dicevo, con Leone XIII entra in campo una squadra di campioni del mondo, è un'immagine presa a prestito, questa che sto utilizzando, dove dopo secoli di catenaccio e di difesa ci si rovescia all'attacco e si gioca solo per vincere. Faccio un breve salto in avanti perché sono più vicini nella vostra memoria. Giovanni Paolo II è un realizzatore straordinario. Benedetto XVI è una sorta di inventore di calcio totale e Papa Francesco è uno straordinario interprete di un calcio modernissimo, giocato tutto in pressing, tutto sempre votato all'attacco. Ora voi mi direte, tu ci parli di campioni del mondo, tu ci parli di Coppa del Mondo, tu ci parli di vittoria, ma non ti rendi conto che i numeri stanno crollando, che le chiese sono chiuse una dopo l'altra, i religiosi stanno scomparendo o diminuendo fortemente? Da dimenticarsi assolutamente un cardinale come Siri che scriveva al Presidente del Consiglio e gli diceva: tu quella legge la devi cambiare così, così, colà. Probabilmente è vero. Le folle e gli eserciti non torneranno più. Forse ce li siamo giocati anche per situazioni di minore importanza, ma il cuore, il centro della squadra è saldo e molto forte. Allora, riprendo la cronologia e torno all'inizio del secolo. Allora, dopo Leone XIII metto Benedetto XV, ce lo metto perché era genuano, era genovese, scusate, Gagliardetto allora è sbagliato.
Benedetto XVI è un randellatore, Benedetto XV è un randellatore incredibile, una sorta di Pietro Trovercud, e quindi andiamo a pari con i Sandoriani. Cerca di bloccare la follia della Prima Guerra Mondiale, ma non ci riesce. Arriviamo a Paolo VI. Paolo VI è un centrale altissimo, una sorta di Beckenbauer, ricordate il numero 5 della Germania del 70 all'Anseca, la partita del 4-2 col 4-3 dell'Italia. È un giocatore intelligente che tiene tutta la squadra alta e appena può rilancia. Lo vedete ancora in una posizione di difesa e voi vi domanderete: ma come? Paolo VI, l'uomo che scrive la Popolarum Progressio, il primo che capisce la necessità forte di una collaborazione a livello internazionale, che capisce le problematiche della globalizzazione, dello spostamento dei flussi migratori, tu lo metti in difesa. È solo un problema legato ai tempi nel quale Paolo VI esercita il suo papato. Ha a che fare con la rivoluzione del 68. Deve chiudere sto benedetto Concilio Vaticano II. E state attenti che dopo dubbi buonisti sapete benissimo che la problematica è gestire i cattivisti. E poi vede il crollo delle chiamate sacerdotali e capisce benissimo che l'istituzione della Chiesa dopo di lui avrà una vita completamente diversa rispetto a quella che era precedente. Di minacce per l'avvenire ci affligge profondamente. Noi conserviamo tuttavia la speranza che un bisogno più sentito di collaborazione, un sentimento più acuto della solidarietà, finiranno con l'avere la meglio sulle incomprensioni e gli egoismi. Speriamo che i paesi a meno elevato livello di sviluppo sappiano trarre profitto da buoni rapporti di vicinanza coi paesi confinanti, allo scopo di organizzare tra di loro, sopra aree territoriali più vaste, delle zone di sviluppo concreto. Stabilire programmi comuni, coordinare gli investimenti, distribuire la possibilità di produzione, organizzare gli scambi. Speriamo anche che le organizzazioni multilaterali internazionali trovino, attraverso una necessaria riorganizzazione, le vie che permetteranno ai popoli tuttora in via di sviluppo di uscire dal punto morto in cui paiono di battersi come prigionieri e di rinvenire in se stessi, nella fedeltà al genio di ciascuno, i mezzi del loro progresso sociale e umano. Perché è proprio questo a cui bisogna arrivare. La solidarietà mondiale, sempre più efficiente, deve consentire a tutti i popoli di divenire essi stessi gli artefici del loro destino. La collaborazione internazionale a vocazione mondiale richiede delle istituzioni che la preparino, la coordinino, la reggano fino a costituire un organo giuridico universalmente riconosciuto. Di tutto cuore noi incoraggiamo le organizzazioni che hanno preso in mano questa collaborazione allo sviluppo e auspichiamo che la loro autorità si accresca. E quando si parla dell'uomo in questi contesti, non si pensa all'uomo terreno, si pensa all'uomo riferito all'Eterno, riferito ad un percorso nel quale la vita è solo un pezzo di questo percorso. Questo bellissimo gospel che adesso vi propone il coro di San Francesco e il coro di Sant'Antonio insieme è un gospel dei tradizionali, di quelli più famosi, è stato eseguito da tantissimi musicisti, fa parte della musica jazz. La versione che vi proponiamo stasera è una versione country, arrangiata dai nostri musicisti, e il tema di questo gospel, I'll Fly Away, dice: un giorno, quando io volerò via, sarò come una farfalla, ma è una farfalla che continua a volare, qualcosa che non finisce. I'll Fly Away.
entrano in campo veramente gli attaccanti puri di questa squadra di campioni del mondo. Giovanni Paolo II, innescato in continuazione dal suo prefetto per la dottrina della Chiesa, Cardinale Ratzinger, va in gol in continuazione. Se la palla gli arriva bene, se no se la va a prendere e di nuovo gol. Ogni tanto qualche palla in tribuna, ma i numeri sono veramente altissimi. Unisce tecnica e potenza, e nell'unire unisce anche l'Europa divisa da secoli senza neanche una goccia di sangue. Scrive la Centesimus Annus, eccola qua. Un contributo importante, anzi decisivo, ha dato l'impegno della Chiesa per la difesa e la promozione dei diritti dell'uomo. In ambienti fortemente ideologizzati, in cui lo schieramento di parte offuscava la consapevolezza della comune dignità umana, la Chiesa ha affermato con semplicità ed energia che ogni uomo, quali che siano le sue convinzioni personali, porta in sé l'immagine di Dio e quindi merita rispetto. In tale affermazione si è spesso riconosciuta la grande maggioranza del popolo, e ciò ha portato alla ricerca di forme di lotta e di soluzioni politiche più rispettose della dignità della persona. Sembrava che l'ordine europeo, uscito dalla Seconda Guerra Mondiale e consacrato dagli accordi di Yalta, potesse essere scosso soltanto con un'altra guerra. È stato invece superato dall'impegno non violento di uomini, che mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità. Ciò ha disarmato l'avversario, perché la violenza ha sempre bisogno di legittimarsi con la menzogna, di assumere, pur se falsamente, l'aspetto della difesa di un diritto o della risposta ad una minaccia altrui. Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui la radice dell'universale destinazione dei beni della terra. Ora, la terra non dona i suoi frutti senza una peculiare risposta dell'uomo al dono di Dio, cioè senza il lavoro. È mediante il lavoro che l'uomo, usando la sua intelligenza e la sua libertà, riesce a dominarla e ne fa la sua degna dimora. In tal modo, egli fa propria una parte della terra, che appunto si è acquistata con il lavoro. È qui l'origine della proprietà individuale. Nella storia si ritrovano sempre questi due fattori, il lavoro e la terra, al principio di ogni società umana. Non sempre, però, essi stanno nella medesima relazione tra loro. Un tempo la naturale fecondità della terra appariva e di fatto era il principale fattore della ricchezza, mentre il lavoro era come l'aiuto e il sostegno a tale fecondità. Nel nostro tempo diventa sempre più rilevante il ruolo del lavoro umano come fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali. Diventa inoltre evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con il lavoro di altri uomini. Se non si riconosce la verità trascendente, allora trionfa la forza del potere e ciascuno tende ad utilizzare fino in fondo i mezzi di cui dispone per imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza riguardo ai diritti dell'altro. Allora l'uomo viene rispettato solo nella misura in cui è possibile strumentalizzarlo per un'affermazione egoistica. Non bisogna dimenticare che alle radici della guerra ci sono in genere reali e gravi ragioni. Ingiustizie subite, frustrazioni di legittime aspirazioni, miseria e sfruttamento di moltitudini umane disperate, le quali non vedono la reale possibilità di migliorare le loro condizioni con le vie della pace. Per questo l'altro nome della pace è lo sviluppo. Come esiste la responsabilità collettiva di evitare la guerra, così esiste la responsabilità collettiva di promuovere lo sviluppo. Questo uomo è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa e per cui Dio ha il suo progetto, cioè la partecipazione all'eterna salvezza. Non si tratta dell'uomo astratto, ma dell'uomo reale, concreto e storico. Si tratta
di ciascun uomo. Questo uomo è la prima via che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione. È questa, solo questa, l'ispirazione che presiede alla dottrina sociale della Chiesa. Oh, happy days. Saranno i giorni in cui Gesù verrà e laverà via i nostri peccati. Ci propone questo bellissimo pezzo tratto dal Sister Act, il coro di Sturla diretto dal maestro Nicola Bellocchio. Va per me con Benedetto XVI e tra
nel campo l'inventore della cellulare, una sorta di Leon Lewis, gioca due volte prima con Giovanni Paolo II e poi diventa 10 con il diventa Papa. Un giocatore straordinario, intelligentissimo, abilissimo. Scrive in la carta segreta di nessuno, è andato così a fondo nell'analisi tra fede e ragione. Questa sera qui a Bocca d'Asse leggiamo un poco di Benedetto XVI perché speriamo di dedicare la prossima serata, alla quale siete già tutti invitati, a Manzo e alla chiesa di Sturla. La Laudato Si, se non con questo canto che abbiamo scelto, che è un vero capolavoro, tratto da un album bellissimo, se vi capita acquistate o ascoltate, si intitola L'infinitamente piccolo di Angelo Branduardi. Questo pezzo è molto bello per la musica, si intitola Cantico delle creature e riproduce fedelmente il testo scritto da San Francesco. Il Cantico delle creature. Circa sulla quale qui a Bocca d'Asse, chiesa francescana, c'è una grande aspettativa.
In realtà è un'enciclica abbastanza complicata e bisogna soprattutto tenere a bada due stereotipi. Il primo è quello di una sorta di mielismo New Age e il secondo è quello del politicamente corretto. Vi faccio due esempi pratici per spiegare che cosa ho in mente. Tutti quanti noi abbiamo visto il meraviglioso film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna. Bello lui, graziosa lei, fantastici i papaveri rossi nei prati di primavera dell'Umbria. Niente di tutto questo nella Laudato Si. Non siamo nemmeno a Woodstock, per cui chi legge la Laudato Si non pensi di trovare la giovane John Bites che canta We Shall Overcome. Perché San Francesco è tutta un'altra cosa. È uno straordinario invito alla libertà di scegliere, in connessione con una profondissima conoscenza, ma non una conoscenza intellettuale alta, che in parte c'era anche, ma è la conoscenza del piccolo, del semplice, dell'infinitamente piccolo. Andiamo adesso quindi a iniziare a leggere alcuni degli highlights, alcune delle azioni principali che sono contenute dentro la Laudato Si, con un richiamo a una cosa che cercheremo di fare dopo e che con i lettori e che è plasticamente anche complicato, perché dentro la Laudato Si ci sono dei richiami continui da parte del Papa a scendere in campo, a andarsela a giocare dritto per dritto anche con lui. È una cosa abbastanza complicata, ma stasera proveremo a farlo. Non pensate che questa enciclica sia scritta solo per i cattolici. Io mi rivolgo a tutti, tutti quelli di buona volontà. Guardate che non ci arrivo da solo. Ho un modello, un marchio di fabbrica molto forte alle spalle. È San Francesco. Tutti sanno benissimo che San Francesco si tratta di un'eccellenza nella cura per ciò che è debole e di un'ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Incolpare l'incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni è un modo di non affrontare i problemi. Si pretende di legittimare questo sistema distributivo in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare, perché il pianeta Terra non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo. Molti diranno che non sono consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Perché inserire in questo testo, rivolto a tutte le persone di buona volontà, un capitolo riferito alla convinzione di fede? Perché se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all'arte, alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità. Nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa. Come potremmo dire che il creato ama l'uomo. Non sempre l'uomo è capace di amare il creato, ma proprio di questo tipo di amore che adesso vi canteremo, che è una dichiarazione d'amore di un ragazzo per la sua ragazza, gli dice io sono tuo, ci piace sottolineare proprio questo concetto che l'amore quando è totale consiste nel donarsi all'altro senza riserve. Un po' come un bambino si affida alle braccia dei genitori, è assolutamente indifeso e questo è l'amore totale che ci ha insegnato Gesù. Questo brano è un brano pop molto conosciuto, appena lo inizieremo a cantare vi ritornerà, cioè l'avrete sentito per radio tante volte. Lo cantiamo in questa formazione un po' strana, perché in realtà Edoardo insieme a Federica canteranno la canzone e tutto il resto del coro fa gli strumenti musicali. Abbiamo i bassi che fanno il contrabbasso, alzate la mano, fatevi vedere i contrabbassi. Abbiamo Lorenzo che è un controbasso,
nel senso della musica, Anna, assolutamente, e fa un arrangiamento di basso stile reggae. Poi abbiamo i contralti primi e i contralti secondi o mezzi soprani che fanno le chitarre e anche il mandolino, in realtà, banjo in questo caso. E poi abbiamo soprani primi e soprani secondi che fanno i violini. Il pezzo si intitola I'm Yours. Dal momento che tutto è intimamente relazionato,
e gli attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propongo di soffermarci a riflettere sui diversi elementi di una ecologia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. L'ecologia sociale è necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità locale e la nazione. Insieme al patrimonio naturale vi è un patrimonio storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato. L'ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale e unificante nell'etica sociale. La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra generazioni. Solidarietà fra generazioni, come la possiamo raggiungere questa solidarietà fra le generazioni? Noi vi proponiamo un gospel che qualche mese fa è stato fatto nell'Arcanso da un coro con cui siamo amici e che verranno a Genova il prossimo maggio, e questo gospel si intitola What if God? Che cosa succederebbe se Dio non fosse più contento di noi? È uno stimolo a cercare con la nostra vita di glorificarlo. Infatti la seconda parte di questo gospel dice dobbiamo cambiare il nostro modo di camminare, dobbiamo cambiare il nostro modo di parlare, dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere. Questo è l'invito che ci viene da questo gospel, What if God? Se volete alzarvi in piedi e ballare, lo potete fare. Thank you.
facciamo qui l'ultimo tentativo, anche plastico, di seguire un'indicazione che troviamo dentro la Laudato Si, che è quella del contrattaccare, del rientrare dentro l'enciclica e di provare anche noi a entrare in campo. Sono tre momenti. Iniziamo adesso col primo. Non basta conciliare in una via di mezzo la cura per la natura con la rendita finanziaria o la conservazione dell'ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo sul disastro. Semplicemente si tratta di definire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore non può considerarsi progresso. In ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare a rallentare un po' il passo. Allora, qui il Papa non lo dice, però proviamo a contrattaccare noi. È logico che non si possa crescere in continuazione, nessuno nella nostra vita può continuamente crescere. Ogni tanto ci sta qualche momento di pausa, di ripensare, di rilassarsi, per poi ripartire. Ma la domanda da porsi è: come si fa a ripartire, a essere liberi, di poter fiatare un attimo se alle spalle hai la pressione di un debito così alto, magari generato da generazioni precedenti che si sono appropriate dei vantaggi di questo debito, scaricandolo sulle generazioni successive? Come facciamo a giudicare moralmente se lasciamo un debito di queste dimensioni? Andiamo al secondo contrattacco. La conversione comporta vari atteggiamenti che si coniugano per attivare una cura generosa e piena di tenerezza. In primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall'amore del Padre, che provoca come conseguenza disposizione di gratitudine, di rinuncia e gesti generosi che nessuno li vede e li riconosce. Implica pure l'amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell'universo una stupenda comunione universale. Questo è un passaggio delicatissimo dell'enciclica. Abbiate pazienza, ma lo rileggiamo ancora un attimo. La conversione comporta vari atteggiamenti che si coniugano per attivare una cura generosa e piena di tenerezza. In primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall'amore del Padre, che provoca come conseguenza disposizione di gratitudine e di rinuncia e gesti generosi che nessuno li vede e li riconosce. Implica pure l'amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell'universo una stupenda comunione universale. Non abbiamo messo dentro questa frase per andarvi a solleticare gli aspetti dei sentimenti. Per contrattaccare qua, l'idea che ci viene è questa: quando lascerete la chiesa, andrete via, volgetevi 5-10 secondi verso sinistra e guardate. Poi può darsi che queste parole che abbiamo letto vi tornino in mente. Andiamo sull'ultima azione d'attacco. Rendersi presente serenamente davanti ad ogni realtà, per quanto piccola possa essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di realizzazione personale. La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con poco. È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci e di gustare le piccole cose. Ecco, qui il Papa si ferma un attimo, c'è un buco di un capoverso e c'è uno spazio molto grande, che però lui va a saldare subito. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. Ed eccolo qui l'equivoco della nostra storia. L'incapacità di aver letto l'equazione libertà, sobrietà uguale libertà.
È il grande dono questo della libertà che ci è dato in segno alla dignità, insieme alla dignità dell'uomo. La capacità e la possibilità di scegliere in armonia con tutto un intorno che sta intorno a noi. E qui il Papa finisce l'enciclica e noi la nostra serata e rallenta le sue azioni d'attacco e fa un richiamo alla speranza e alla tenerezza e all'uomo. Non ci può che ritornare l'immagine a quei pescatori di Terranova e a quei costruttori di barche meravigliose che abitavano anche qui a Bocca d'Asse. C'è nel Vangelo un uomo, San Giuseppe, che appare come un uomo giusto, lavoratore e forte. Ma dalla sua figura emerge anche una grande tenerezza, che non è proprio di chi è debole, ma di chi è veramente forte, attento alla realtà, per amare e per servire umilmente. Bene, vi proponiamo l'ultimo pezzo della serata e ve lo propone un coro che è l'unione di tutti i cori. Abbiamo quasi 80 coristi sopra l'altare in questo momento. Ci auguriamo che questa serata per ognuno di noi abbia lasciato un qualcosa che ci portiamo a casa e per questo vi cantiamo This Little Light of Mine, questa piccola luce che Gesù mi ha messo nel cuore. Ripete il Gospel, ripete, io voglio lasciarla brillare nella mia vita. Ovunque andrò voglio lasciarla brillare, Gesù mi ha dato questa luce e io voglio lasciarla brillare. This little light of mine. Ci ha preparato lo zinino, ci ha coccolato durante le prove, perché noi sono 2 mesi che stiamo lavorando per questa serata e ricominceremo a gennaio a preparare la prossima serata di marzo. La nostra intenzione è quella di girare per tutte le parrocchie del vicariato che ci vorranno accogliere, per avere proprio questo messaggio di unità e di amicizia. Quindi, come vi dicevo, essendo una gara di cibo, Litta ci ha messo in crisi, cioè le prossime parrocchie saranno veramente in difficoltà. Al proiettore Roberta, che ha curato le immagini. I lettori Giulia e Francesco. I musicisti. Carlo alla chitarra, Stefano alla chitarra,
Alessandro al basso e l'altro Carlo alle percussioni. Scusate, Carlo Bosisio ha fatto chitarra, mandolino e voce. Ringraziamo il parroco Padre Gelindo che ci ha ospitato, il padrone di casa e che ci ha introdotto. Vi portiamo i saluti di Don Valentino Porcine, che questa sera ha avuto una situazione grave e imprevista e quindi mi ha detto di portare a tutti voi il suo saluto, che è il responsabile del vicariato. E ringraziamo i familiari di tutte queste persone qui che hanno lavorato da 2 mesi, perché la nostra assenza da casa eccetera sicuramente ha scaricato sugli altri qualcosa da fare. Quindi vi chiedo un applauso per tutti i familiari. Ringrazio Umberto Paderni, che ha fatto il sottofondo, ha suonato con noi, ha fatto il sottofondo in piedi. Nicola Belotti, direttore del coro di Sturla. Poi siamo alla fine. 2 persone speciali che sono stati gli angeli custodi di tutta questa organizzazione, e sono Cristina, che si nasconde, e Chiara. Dov'è Chiara? Eccola, è là in fondo. Grazie Chiara. Poi, prima di salutare l'ultimo della fila, che è il nostro bravissimo Carlo, che ha ideato la serata, che ha scritto i testi. E che ha commentato tutta la nostra serata. Permettetemi anche di ringraziare Caterina. Vieni qua Caterina. Thank you.